Enrico Pierazzuoli, qual è il rapporto storico che ha con il vino? Il rapporto storico comincia 23 anni fa, quando entrai nell'azienda di famiglia. A quei tempi avevamo un'azienda nel Chianti Montalbano, poi successivamente, in seguito alla segnalazione di un amico che lavorava nel comune, venne a scoprire una realtà come Le Farnete, una DOCG storica, e siccome l'obiettivo era quello di creare delle aziende nelle DOCG storiche, fui invitato a venire a vedere. La zona mi piacque molto perché i terreni sono esposti benissimo, e quindi di lì è iniziata la nostra avventura a Carmignano, con il primo imbottigliamento nel 1990, poi abbiamo costruito il nuovo centro aziendale, reimpiantato tutti i vigneti, e ad oggi siamo arrivati alla fine di un progetto agronomico, a cui seguirà poi uno sviluppo enologico sempre maggiore, visto che le nuove vigne acquisteranno un'anzianità tale da produrre dei vini sempre più concentrati e sempre più qualitativi. Ma quando io iniziai mi fu detto che il vino nasce in vigna, per questo gli investimenti grossi sono in vigna, i nostri passatempi migliori sono in vigna, perché è qui che dobbiamo creare l'uva migliore. Con una grande uva riusciamo a fare dei grandi vini. In cosa differisce il territorio di Carmignano dagli altri territori, in positivo o in negativo? In positivo sicuramente tanti aspetti, dalle origini storiche, una delle prime quattro DOCG create da Cosimo de' Medici, positivo in quanto è una DOCG ad oggi ancora non molto conosciuta, quindi tutta da sviluppare, che ha risentito anche non molto della moda degli ultimi tempi, della moda di etichette, di concentrazioni, di colori. Da un punto di vista positivo, perché è stato il primo posto dove è stato piantato Cabernet Sauvignon, quindi la possibilità di dire non è una scelta che abbiamo fatto, come hanno fatto le altre DOCG, per migliorare un Sangiovese, ma è una scelta storica che noi seguiamo, e quindi per noi Cabernet che diventa un vitigno autoctono. Qualche punto negativo sicuramente c'è, che è una realtà molto piccola e con pochi produttori, che può essere da un lato l'aspetto positivo, quindi di essere pochi, ci conosciamo, siamo tutti in ottimi rapporti, e questo è fondamentale. Dall'altro una difficoltà a creare una massa critica per il mercato, per farsi conoscere, per sviluppare il vino. You know how I feel. Breeze drifting